Il nome, per conto della giornata nazionale donazione trapianto di organi, una mostra firmata AIDO, di vignette, magliette, stampate, manifesti che riescono a far sorridere. Sì, anche ridere di gusto, perché il trapianto rende felici tutti. Alle sue spalle ci sono delle vignette. Sì. Si può scherzare sul trapianto e come? Io lo faccio tutti i giorni perché, essendo trapiantata, veramente ho ripreso di nuovo la vita in mano, cioè faccio cose che prima non facevo, mai pensate di fare. Adesso riesco a svolgere una giornata proprio al 100% senza mai riposarmi, perché grazie al dono che ho ricevuto riesco a fare una vita serena, tranquilla. È stata lunga l'attesa? Fortunatamente no, mi ritengo una persona molto fortunata, ho avuto 4 mesi di attesa. Il 21 novembre 2020 ho avuto il mio dono. Può tornare a scherzare di queste vignette? Sì, infatti prima guardavo l'altra, che è proprio il mio caso. Il mio cardiologo lavora a Bologna ma è abruzzese, quindi scherzavamo su questa vignetta. Qual è la situazione trapianti in Abruzzo? Situazione dei trapianti in Abruzzo: noi abbiamo in Abruzzo la possibilità di effettuare i trapianti di rene, e per i trapianti di fegato siamo in convenzione col Policlinico Gemelli, quindi abbiamo parecchi pazienti che aspettano sia per il trapianto di rene e un po' di meno per il trapianto di fegato. Le donazioni nel 2021 sono andate molto meglio rispetto al 2020, ma è necessario sempre che la popolazione sia informata sulla possibilità di donare gli organi, perché purtroppo l'unica limitazione che noi abbiamo nel numero dei trapianti che vengono eseguiti è le opposizioni che sono espresse quasi sempre dai familiari della persona deceduta. I familiari, non conoscendo la volontà del loro congiunto, pensano che sia meglio opporsi, e purtroppo l'anno scorso abbiamo avuto ben 15 opposizioni. Gioca bene le tue carte. Questa manifestazione sottolinea la possibilità di giocarle queste carte senza barare poi. Sì, assolutamente sì. Del resto questo evento nasce dal progetto YouTube Volontari, e questo progetto vede i ragazzi protagonisti. E quindi noi chiediamo ai ragazzi di giocare bene le loro carte, incontrando il mondo del volontariato, incontrando quello che poi è un mondo di gratuità e di dono di sé. AIDO è particolarmente soddisfatta del fatto che ci sia una grande presenza di giovani e giovanissimi. Sì. Oggi stiamo realizzando un grande sogno, che è quello di accogliere i ragazzi delle scuole del liceo di Pescara, il Galilei e il Da Vinci, continuare poi negli istituti questo percorso di sensibilizzazione e di informazione sana verso i ragazzi, che già sono molto sensibili verso il tema della donazione e della solidarietà. Sì, abbiamo fatto un triangolo meraviglioso tra la donazione, tra i giovani che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa, e soprattutto la bellezza di questo evento e delle opere, insomma, che sono qui presenti, che sono state realizzate anche dai ragazzi in collaborazione, insomma, con la Scuola Internazionale dei Comics. Noi dobbiamo far capire alle persone che quando moriamo c'è una possibilità importantissima, quella di lasciare qualcosa agli altri.